Vediamo, vediamo. Pronto? Buongiorno, chi è la signora Clara? Sono io, con chi parlo? Buongiorno signora, salve, sono Franchetti, sono della direzione fognaria per quel che riguarda il ramo grifeo. State nel parco, giusto? Signora, in pratica volevamo sapere se era possibile nei prossimi giorni, previa una raccomandata ovviamente che le invieremo di approvazione, poterla venire a disturbare presso il domicilio, perché c'è una tubatura fognaria presso la vostra abitazione che purtroppo passa proprio dal vico condotto principale X1 bis 9, motivo per il quale dovremmo purtroppo ipotizzare una radiografia della muratura e fare dei lavori. Però dico, perché lei ha chiamato a me, non l'amministratore del condominio? Ho chiamato l'amministratore, il quale mi ha detto non voglio sapere niente. Ve lo dico proprio così, perché visto che ve lo dico con il cuore, mi dico, ha anche disturbato. Io come la posso aiutare? Le spiego, io ho chiamato l'amministratore vostro e ho detto scusate, ma non si è mai visto che io mi devo permettere direttamente di chiamare a un condominio. Voi siete l'amministratore, chiamate voi, e io perciò mo ne approfitto, da un fatto passiamo a un altro. Isabelle Bono si rivolge anche in malo modo. No, ma avrò un numero alla signora, chiamare direttamente voi. E perché a me? Siamo tanti condomini. No, allora avrebbe comunque dovuto parlare con voi, perché il tubo passa per il vostro domicilio nello specifico. Quindi ma il nostro sotto domicilio, sì, come fa? Mi scusi sotto, se sotto sono... Sì. Come fa a passare se insiste sopra la tubatura, insiste un palazzo? Sì, e che cosa è successo? Praticamente che nel centro del palazzo vengono fatte le cosiddette tubature centralizzate. Allora le posso dire, così non le faccio perdere tempo. Sì, sì, mio marito è ingegnere, si occupa lui di tutte queste cose, quindi allora mi usi lei una cortesia, le lascio un attimino dei codici, che suo marito non è in casa in questo momento, così subito facevamo. No, purtroppo no, è già uscito. Allora le do il numero del telefonino. Mi faccia lei una cortesia, siccome io le spiego, io non posso da qui chiamare i telefonini, perché siccome questo è l'ufficio comunale. Le do il numero dell'ufficio. Allora, le spiego un attimo, se mi fa finire magari mi presta tre secondi. Dovrebbe solo segnare dei codici e li dà a suo marito. Quando suo marito praticamente sarà in possesso di questi codici, quando arriverà una raccomandata, ci sono le istruzioni dove compilare con i codici che io adesso le ho dato. Lei può segnare un attimo? Mi usa questa cortesia? Però, grazie mille, signora. Cioè, che devo dire a mio marito? Arriverà no, una segni, raccomandata? Sì, arriverà una. Hanno chiamato dal comune, dall'ufficio per fognario, e dovete praticamente segnare questi codici che lui poi rivedrà. Io con chi ho parlato? Io sono Francucci. Allora aspetti un attimo, perché cerco la penna. Che sono il capo fognario. Sono una fogna vivente. Scherzo, ovviamente. Prendo una penna. Vada, prenda una penna. Queste penne che mancano sempre ogni volta che uno vuole prenderle. Non ci posso pensare all'amministratore. Fognario. Napoli, sì. Per un problema Francucci. Alle fogne. Canno. Vuoi parlarci? Perché mi stavo segnando delle cose. Ah, che bello, è arrivato. Non la puoi richiamare mio marito? Aspetti un attimo solo, signora, vedo un attimo se posso segnare magari un attimo il numero di suo marito, così risolviamo subito. Aspetti un attimo solo, c'ha anche un ufficio fisso suo marito? Sì, c'ha l'ufficio fisso. Ma adesso se lo chiamo lo trovo? Sì, no, guardi, sta qua, l'ho trovato, sta qua a casa. Aspetti, ah, che bello, la ringrazio. Aspetta. La ringrazio, grazie mille. Sì, pronto. Ingegnere, buongiorno. Io chiedo scusa se la disturbo a quest'ora, ma qui è successo un casino. Dobbiamo risolvere celermente. Io poi per delicatezza non ho voluto parlare con la signora, però se purtroppo c'è stato proprio un intoppo all'interno di questo sistema fognario che passa proprio sotto il pavimento di casa vostra, e quindi dobbiamo cercare di toglierlo, perché è lui che ha bloccato tutto. Ma lei sta parlando Francucci, di... sì. Io sono Francucci, non so se ci siamo già sentiti. Sta parlando di quale fabbricato? Questo qui Grifeo, nel parco Grifeo 45. Sotto casa mia? Sì, il pavimento. Sotto il pavimento di casa mia. Ma ha capito di che cosa parliamo? Che ha bloccato tutto. Lo dobbiamo togliere. Se lei, essendo lei ingegnere, potrebbe preoccuparsene proprio lei se vuole, però lo dobbiamo togliere. Lei l'ha visto? No. È enorme. Ma che cosa? Uno strunz. Ingegnere, appilato tutte cose. Ingegnere, potete lo a lui? Ingegnere, perché mi ricapita ogni giorno una mica tanto? Ma chi sei grosso, ma sai? Vabbè. Ha
Arrivederci Gini, state bene. Arrivederci.